e un Milan che non può assolutamente regalare punti come riceve oggi la Stadio San Siro il Foggia di Zena. I rossoneri milanesi sono infatti all'inseguimento del Napoli in fuga in testa al campionato con 6 punti di vantaggio sul Milan e altre 2 squadre. In questo momento, pertanto, ogni punto diventa prezioso anche e soprattutto per il morale. Il Foggia arriva a San Siro senza aver nulla da perdere, dopo aver già conquistato ben 17 punti in questo strepitoso campionato. È tutto pronto per il calcio d'inizio che sarà battuto dalla squadra di casa. Ed è subito Milan all'attacco con Ruud Gullit che è servito da Franklin Rijkaard, può andare al tiro. Bravissimo il portiere del Foggia Mancini a dare il gol al tulipano nero. Siamo al sesto minuto, sempre Milan in attacco e ancora Gullit che tenta di battere il portiere del Foggia, lo fa ora, tiro sull'esterno della rete. Siamo al 20° minuto, il Foggia soffre la pressione del Milan e ora Donadoni che dalla fascia destra prova a sfondare la retroguardia pugliese dal tiro e ancora Mancini a deviare la palla in fallo laterale. Siamo al 28°, un numero di Marco Van Basten che ha dribblato in velocità e in uno spazio ristretto consagra, però ora è difficilissimo per l'attaccante olandese andare al tiro, ci prova col sinistro e Mancini chiude spettacolarmente lo specchio della porta. Siamo al 35°, la pressione del Milan non sembra diminuire, anzi, ora Evani che prova a sfondare centralmente, va al tiro. E Mancini, tiro non fortissimo ma preciso, che però il portiere del Foggia ha ben controllato. Con Van Basten letteralmente marcato da 2 uomini, se non tre in alcune circostanze, si libera lo spazio al centro per Gullit, che può andare al tiro. Il tiro termina sul fondo la conclusione del numero 10 maglia rossonera. Sempre 0-0, al 38°. È un monologo offensivo del Milan che però per il momento non è ancora trovato il gol del vantaggio, ancora Gullit, ben servito da Van Basten, va al tiro il numero 10 del Milan ed è ancora una volta Mancini, vero protagonista per il Foggia, a dire di no. Sganciamento offensivo di Paolo Maldini che scambia con Gullit, va al tiro, palla che termina in rete, sfortunato in questa circostanza il Foggia, tiro che coglie il palo. Poi la palla picchia sulla schiena di Mancini e termina beffardamente oltre la linea. Un gol a dire il vero meritato dal Milan che ha dominato il primo tempo, creando almeno 5 palle gol, non riuscendo mai a finalizzarle proprio per la bravura di Mancini, che in questo caso nulla ha potuto contro la sfortuna. Pertanto, quando siamo giunti al 43°, Milan 1, Foggia 0. Siamo al 55°, il Foggia si presenta per la prima volta dalle parti di Sebastiano Rossi, lo fa con Baiano al termine di un'azione un po' confusa, ma vediamo se il tiro dell'attaccante foggiano potrà essere determinante per le sorti di questa gara. Tiro, sì, perché c'è il da palla che con un diagonale meraviglioso va a battere sul palo opposto Sebastiano Rossi, pertanto al 55° il Foggia perviene al pareggio 1-1 a San Siro. Sono passati 10 minuti dal gol del pareggio firmato da Baiano e Milan prova ora per la prima volta a creare dei problemi dalle parti di Mancini e ancora Gullit, sicuramente più ispirato dall'attacco milanista ad andare al tiro. Ecco la conclusione, palla che si perde ampiamente sul fondo. Siamo al 71°, Van Basten è chiuso da un difensore e dal portiere Mancini va lo stesso al tiro, ci prova e supera con un colpo sotto il portiere del Foggia, riportando avanti il Milan 2-1, grazie alla prodezza del cigno di Utrecht, che quando siamo giunti al minuto 71. Siamo al 77°, prova a reagire il Foggia al nuovo vantaggio del Milan, lo fa con Signori, che potrebbe andare al tiro al termine di un'azione però contestata dalla squadra di casa per un presunto fallo dello stesso Signore ai danni di Evani. In ogni caso il direttore di gara ha lasciato correre, ecco il tiro e c'è la deviazione di Costacurta, la palla che termina alle spalle di Rossi. Pertanto al 78°, ristabilita nuovamente la parità a San Siro. Milan 2, Foggia 2, nonostante le proteste dei giocatori del Milan. Milan che attacca subito a testa bassa, 2 minuti dopo il pareggio di Signori, e Van Basten che prova a riprendersi il
punteggio e il vantaggio per il Milan al tiro. Questa volta Mancini riesce a chiudere con la punta delle dita sull'olandese. Finale caldissimo a San Siro, siamo all'86esimo. Il Foggia al termine di questa azione sarà probabilmente con un uomo in meno perché Grandini ha trattenuto per la maglia Van Basten, era già ammonito e sarà sicuramente espulso dal signor Lobello, ma nel frattempo proprio Van Basten può andare a concludere il tiro del numero 9 rossonero, palla altissima sopra la traversa, Milan anche sfortunato in questa circostanza. E nonostante l'assedio finale, il Foggia ridotto in 10 uomini negli ultimi 5 minuti per recupero di gioco, la partita non viene più modificata nel suo punteggio, pertanto il Milan si infrange contro il Foggia, termina 2-2 al termine di una gara spettacolare e che il Milan avrebbe quasi sicuramente meritato di vincere in virtù del numero di occasioni create. Il Foggia ha tirato in porta di fatto due sole volte, riuscendo tutte e due le volte però a battere Sebastiano Rossi. Milan che dopo un dominio durato per oltre 40 minuti nel primo tempo era arrivato al gol grazie a un'autorete di Mancini, il portiere del Foggia, sul tiro di Maldini rimbalzato contro il palo e poi contro la schiena del portiere, pareggiato in avvio di ripresa dalla bellissima diagonale di Baiano. Poi Van Basten con una prodezza riportava avanti il Milan, ma Signori subito dopo riusciva a ristabilire il pareggio. Finale arrembante del Milan che però non riesce a trovare il gol vittoria e vede il Napoli scappare via. È tutto da San Siro, ribadendo il punteggio finale, Milan 2, Foggia 2.